Coraggio e amore, virtù e sentimenti che tutti dovrebbero avere e che Amit Biran, il padre del piccolo Eitan, ha espresso nel modo più spontaneo, con il suo abbraccio mentre la funivia cadeva. Amit ha salvato la vita del figlio. È stato il passaggio sulla tragedia del Mottarone da parte del sindaco, il momento più toccante delle celebrazioni di San Siro, santo patrono di Pavia. Proprio Fracassi ha voluto conferire una medaglia alla memoria del padre eroe. A ritirare il premio commossa è stata Aya Biran, sorella di Amit. Difficile. Che cosa vi siete detti? C'è anche il papà e la mamma di... e adesso sta arrivando anche il sindaco della loro città, quindi ci siamo dette le cose che ci sono dette in tutto questo periodo, ecco, quindi... L'importanza, l'amore e anche, tra virgolette, il grande sacrificio che sta facendo la zia per questo bambino, ecco, che l'ha accolto come se fosse un figlio. Le celebrazioni di San Siro, come da tradizione, sono state anche l'occasione per tracciare un bilancio sull'attività politica e sulle prospettive future della città. Il sindaco Fracassi vuole puntare sul rilancio del capoluogo, con il recupero delle aree dismesse. Nel suo lungo e articolato intervento ha inoltre voluto respingere le accuse di cementificatore mosse da opposizione e comitati. E la cosa alla quale tengo di più è proprio il recupero della città, il rilancio della città, che diventa determinante, importante per quanto riguarda il futuro delle famiglie, dei nostri ragazzi e per quanto riguarda la città intera, che dobbiamo rilanciare, quindi in questo rinascimento Pavia. È stato un santo patrono dei molteplici significati, ultimo ma non per importanza il ritorno delle celebrazioni in presenza dopo due edizioni segnate dalla pandemia e dall'assenza di pubblico. È certamente un bellissimo colpo d'occhio quello a cui ci troviamo di fronte, a cui non eravamo abituati ormai da 3 anni, la riapertura della sala che accompagna, diciamo, in maniera allegorica un po' la riapertura a tutto, questa nuova novità legata alle nostre vite, che deve essere declinata anche in giornate come questa, che sicuramente sono più simboliche che altro, però fa sicuramente piacere avere a che fare con sale così gremite dopo un periodo così difficile, passato da tutti, con ognuno le proprie peculiarità.